Bisogna capire intanto che succede, cosa ci diranno le indagini e le assicurazioni. Dopodiché noi abbiamo espresso, oltre alla nostra solidarietà, tutta la nostra vicinanza per poter fare riaprire a Camora quanto prima, perché le attività non bisogna chiuderle. Abbiamo già subito tanti giorni di chiusura a causa di tutto quello che c'è stato per la pandemia e per il Covid, quindi adesso massima solidarietà e vicinanza per fare sì che la Camora riapra quanto prima e Carlo e tutto il suo staff riescano a ricominciare a lavorare prestissimo. L'imprenditore non deve restare solo ed è questo in realtà il vostro di compito, il vostro di obiettivo. Certo, è proprio questo. Le associazioni di categoria servono a questo, né a fare pura e mera solidarietà, ma ad essere vicini con tutti gli strumenti che potremmo mettere in campo per far sì che appunto le attività e gli imprenditori non si sentano soli e siano accompagnati nei percorsi più difficili come questo che è accaduto stanotte. Ci sono delle misure specifiche, pubbliche, ad esempio, per situazioni di questo tipo? Ma appunto dipenderà da quello che diranno i periti e quindi da quello che uscirà fuori dalle indagini e se si tratta di un incidente o di qualcosa di doloso, quindi si dovrà agire in modo differente. Dopo l'incontro di questa mattina con i due imprenditori coinvolti, c'è sicuramente una situazione, insomma, che dal punto di vista dell'umore è immaginabile. Ma sicuramente il primo impatto è stato veramente terribile perché vedere la propria attività ridotta in queste condizioni, sentire la puzza di bruciato che ti resta nelle narici e non va più via, resta un ricordo veramente indelebile. Però devo dire che sì, sicuramente è uno scoramento iniziale, ma esattamente come accade agli imprenditori in queste situazioni e in ogni situazione di difficoltà, si è pensato innanzitutto che poteva andare molto molto peggio perché per fortuna non ci sono state esplosioni e a parte i danni, anche se ingenti, non ci sono danni alle persone. Quindi questa è stata la cosa più importante da parte dei titolari delle due attività, è stato il primo pensiero e il più grande. E adesso ci si sta muovendo subito per capire come fare a ricominciare. Tra l'altro sono per lo più giovani Sì. imprenditori, quindi quel tessuto di cui la città ha bisogno, quella parte che ha il coraggio di investire anche in anni che sono difficili, quindi è proprio su di loro che alla fine tutti dobbiamo puntare perché poi l'economia entra in circolo e deve essere virtuoso. Certo, sono giovani e comunque sono una parte importante delle attività della nostra città. Quindi adesso sta a tutti quanti noi, associazioni di categoria, gli altri imprenditori di Siracusa, così come le istituzioni, fare cerchio intorno a loro e aiutarli, ognuno per il proprio settore, per il proprio compito. Cosa racconterete al presidente Morra? Che città racconterete? Che situazione? E poi appunto anche questo tema farà parte di quello che sarà al centro della vostra e sua attenzione. Sì, oggi pomeriggio ci sarà questo importante incontro e noi ripeteremo quanto già detto a Sua Eccellenza il Prefetto e al Questore. Noi raccogliamo attualmente la difficoltà e la paura delle attività. Sicuramente stiamo vivendo un momento molto particolare perché le attività hanno ricominciato a lavorare e questi atti furti, atti vandalici, incidenti e tutte le bombe carta, tutto quello che c'è stato, ci mettono in uno stato un po' di ansia e di tensione.